Beh, insomma, non è da credersi quello che c'è oggi sui giornali, perché in realtà tutti quanti titoleranno sulla questione dell'Europa, di Rutte, delle balle che ci ha raccontato Conte sul fatto che ci fosse un accordo. E, insomma, potremmo raccontare un sacco di cose, ma lo sapete qual è la notizia della giornata in un paese normale oggi, che uno dovrebbe incazzarsi come un'arpia? È che i sindacati hanno detto che non vogliono riaprire le scuole, perché non sono nelle condizioni di riaprire le scuole. I sindacati hanno detto che non siamo nelle condizioni di riaprire le scuole. Mi sembra che Specchia oggi se ne occupi da qualche parte, con l'unico termine che ci si deve occupare. Ci saranno forse qualche sindacalista che mi ascolta, eccetera. Da abbattere. Sindacati da abbattere. Allora, voi mi dovete spiegare perché in questo paese hanno ripreso i trasporti, non hanno mai chiuso i supermercati, gli ospedali, ovviamente. Tutto ha ripreso, tutto sta riprendendo, ma i sindacati della scuola hanno deciso che le scuole non si devono aprire. Complice ovviamente la paura che abbiamo creato tutti quanti, complice ovviamente l'azzolina che ne ha inventata una dietro l'altra, ma i sindacati della scuola hanno deciso che non si deve riprendere andare a scuola. Da abbattere, non è che ci vuole un altro, ma non fisicamente, da abbattere. E se io fossi, voglio dire, se io avessi la bacchetta magica, deciderei che i sindacati della scuola da questo momento in poi fanno un altro mestiere, li mettiamo tutti quanti, non so, a fare. Beh, non me lo fate dire perché poi dopo divento volgare. Comunque, i sindacati della scuola, quelli che ci hanno prima spiegato che ci volevano tre maestre elementari, quelli che ci hanno spiegato i concorsi che non gli va bene perché c'è il precariato, non precariato, quello che non va bene, insomma, quelli che hanno governato la scuola, quelli che non sono contenti se una maestra straordinaria va a insegnare durante il lockdown ai bambini all'aperto, beh, questa mentalità dei sindacati, che poi si sono scusati, scusatemi, ci siamo sbagliati, non ce l'avevamo con quella maestra, no, nel DNA di questi sindacalisti c'è il fatto che la scuola non è sicura e loro possono non riaprire a settembre, se ne fottono degli studenti, perché il concetto non tanto don milanesco che tanto piace alla sinistra, sapete qual è? In realtà la scuola è fatta per i professori, non è fatta per gli studenti, quindi gli studenti sono cazzi loro se non possono andare a scuola. È una delle notizie della giornata, anche se forse non è la principale. Io la considero la principale per raccontare lo scempio di questa situazione in cui ci troviamo. In realtà l'altra notizia che vi dico, ed è ovviamente l'apertura del Corriere della Repubblica, vertice UE, parte la trattativa tra i no, mentre l'Italia nell'angolo, il titolo un po' più pessimistico che fa la Repubblica. La sostanza è che l'Olanda vuole l'unanimità sui piani nazionali di riforma, cioè per avere il recovery fund, 80 più 70, quello che non mi ricordo quanto fosse, quanti miliardi sono, perché qua i miliardi sono straordinari, poi vi spiego perché alla fine ha ragione Mario Giordano. L'Olanda vuole dei piani di riforma, quindi già qui ci sono delle condizioni di differenza del MES e i piani di riforma, vuole che siano approvati all'unanimità l'Olanda dai 27 paesi europei. Fantastico, voi immaginate il piano di riforma dell'Italia con i sindacati che non vogliono far ripartire le scuole? Beh, insomma, non riusciamo neanche a far ripartire le scuole, secondo i nostri geni avremo dei piani di riforma che devono essere questionati da ogni singolo paese, anche da un milione di abitanti, con tutto il rispetto dei paesi abitanti. Conte scontento per la mediazione della Merkel, ma insomma non era lo stesso che ha fatto la settimana di incontri con Merkel, Rutte e tutti quanti i leader europei, e i nostri giornali ci hanno raccontato nel retroscena che andava tutto bene. Un cazzo che andava tutto bene, andiamo al Consiglio europeo e va tutto male. Si vorrebbe ridurre la dotazione del recovery fund da 7,50 a quanto non lo sappiamo, e il 30% di questo recovery fund sarebbe poi da erogare soltanto in funzione dell'andamento del PIL. Cosa voglio dire questa cosa? Lo sa nessuno. Quello che vuol dire Giordano invece lo capiscono tutti, e cioè che per mesi ci hanno raccontato che eravamo pronti sotto recovery fund, grande vittoria italiana, Conte, l'Europa, finalmente che Conte, finita l'epoca dei sovranisti perché sono arrivati i ficoni. Beh, sostanzialmente mi sembra che ci stanno dando calci nel sedere, come se il nostro culo fosse quello di una balena, va bene? Perché qui non mi sembra di aver capito, poi vedremo quello che succede, però la cosa... E l'altro elemento straordinario, e in questo Stefanini sulla stampa ci aiuta, oltre a Giordano sulla verità, è che nel resto del mondo, ragazzi, sono arrivati gli aiuti da migliaia di miliardi. Pensiamo all'odiato Trump, l'orribile Trump, sono arrivati miliardi già utilizzati, già in corso, che già stanno lenendo, si spera, i disastri di questa crisi economica. E noi siamo qua a discutere su come funziona il recovery fund, che peraltro dovrà arrivare soltanto nel 2021 e 2022, e non siamo messi ancora d'accordo. Voi capite che in questi termini tra Cina, America, Europa, la nostra partita è perduta. E quei cazzoni degli olandesi, un paesello che pensa di fare la sua fortuna con la concorrenza fiscale, per me è legittima, lo scrivo oggi sul giornale, nei confronti dell'Europa, non ha capito che moriamo tutti insieme. Cioè, il problema vero è che rispetto a America,
e ai due grandi blocchi, America e Cina, se l'Europa non riesce a mettersi d'accordo sul recovery fund e comunque arriverà a babbo morto, economia è morta, siamo non miopi, ma insomma, voi affidereste il vostro paese a Rutte? Beh, io non l'affiderei a Conte, l'abbiamo affidato a Conte, ma quando vedi Rutte pensi che forse qualche problemino ce l'hanno anche loro. Dei sindacati ve ne ho parlato, beh, poi è stupenda l'apertura del Tempo, altro giornale che leggo con attenzione, ma non tanto perché si parla degli attacco ai ristoratori, categoria che a me sta particolarmente a cuore perché rappresenta la piccola imprenditoria italiana che dà da lavoro silenziosa con l'artigianalità e il saper fare italiano, ma perché la vice ministra Castelli, una che nella vita non ha mai fatto nulla, nulla, se non dire minchiate per i rapporti con la Guardia di Finanza, una che non ha mai fatto nulla nella vita, la vice ministra Castelli si è permessa di dire, non a Padoan, questo lo dice lei, un vecchio signore di cui io condivido poco, ma è riuscita a dire ai ristoranti, non avete più clienti, beh, trovatevi un altro lavoro. Ecco, insomma, bisognerebbe dire la stessa cosa alla Castelli, non hai avuto più voti, posto che io non so quando mai qualcuno abbia potuto votare la Castelli, trovati un altro lavoro che lei in realtà mai ha avuto. Come si fa a insultare i ristoratori in questo momento che hanno protocolli, mancanza di clienti, clima incredibile? Io se fossi la Castelli mi metterei, diciamo, in fila a chiedere scusa a tutte quelle persone che le pagano lo stipendio a lei, come a tutti i politici che si permettono di dire ai privati che se non guadagnano è per colpa della mancanza dei clienti, roba che arriva da loro. Nel frattempo, prima vittima dei monopattini, a parte le grandi genialate dei nostri politici, ne parla il Quotidiano Nazionale, una donna molto grave per il monopattino. Io vi dico che questa sarà la grande emergenza piccola, nascosta, perché sai, sono quelle emergenze che siccome piacciono ai nostri politici che incentivano l'utilizzo del monopattino, i monopattini stanno diventando delle specie di incontrollate frecce della città. Non ci voleva un genio per capirlo, ma oggi sul Quotidiano Nazionale ci racconta la dinamica di questo incidente, di questa ragazza che è passata senza rispettare la precedenza, che è una cosa che avviene ormai nelle città in maniera continua. Basta vedere le genialate che fa Sala a Milano, Corso Buenos Aires e Corso Venezia, e siamo ancora in una fase post-lockdown senza traffico, ma quello che succederà nei prossimi mesi è scritto. Nel frattempo apro la parentesi e chiudo la parentesi, quel genio di Sala ne combina un altro, ci spiega che i centri sociali fanno cultura e gli dà una grande dignità. Vorrei fare toc toc Sala, ma anche Casa Pound fa cultura, motivo per il quale l'avete chiusa, cioè vanno bene i centri sociali se sono di sinistra, se sono di destra invece occupano non vanno bene, bah, per me tutti quanti non dovrebbero occupare. Detto questo, mi sembra veramente la solita storia che a sinistra va bene quello che a destra fa male. Beh, fantastico. Il Covid è ancora un problema, ovviamente. Oggi i giornali sono, diciamo, su quella fase ancora stazionaria, ma vedrete che domani ci rimetteranno un'altra paura. Ma il Fatto continua sempre per la sua strada, perché è la strada di Conte, cioè Conte vive grazie all'esistenza di una emergenza virus. Guai a pensare che siamo fuori pericolo. Io la trovo straordinaria. Guai a pensare che siamo fuori pericolo. Attento che devi morire. Questo ci dice il Fatto, e quindi se devi morire devi averti e ti devi beccare Conte, Azzolina e Bonafede e tutta quanta la partita, diciamo, dei ministri di questo governo. Nel frattempo, ovviamente, qualcuno, mi sembra che sia La Stampa, dice che il governo si sta un po' ripensando a questa minchiata che aveva pensato di prorogare il decreto di emergenza, cosa che le serve poco se non dar fastidio alle elezioni che si dovrebbero tenere il 20 settembre. Stupendo, stupendo, oggi Presidente del Parlamento Europeo, quanto siamo orgogliosi di avere un italiano Presidente del Parlamento Europeo che riesce a dire in un'intervista la seguente cosa. Avete presente la vicenda Autostrade, una specie di figura di merda collettiva e colossale che ha compiuto l'Italia nel bene o nel male? C'è chi dice, come Belpietro, abbiamo regalato soldi Benetton, c'è chi dice al contrario è lo Stato che si è incollato molti di quei soldi di investimenti che avrebbero dovuto fare i Benetton. Beh, Sassoli oggi riesce a dire l'unica cosa che converrebbe non dire, e cioè la soluzione autostrada un segnale all'Europa, giuro. Cioè, riesce a dire Sassoli che quello che noi abbiamo combinato dopo 2 anni dal crollo del ponte Morandi è un segnale all'Europa. Allora, voi comprereste un'auto usata da Sassoli? Cioè, uno che riesce a raccontarvi questa minchiata, cioè che è un segnale all'Europa, nel momento in cui l'Europa ci sta facendo un mazzo così con i nostri, diciamo, col famoso recovery fund che Sassoli, Gentiloni e compagnia cantante davano per scontata, oggi loro ci spiegano che l'Europa è contenta dell'operazione autostrade. Forse non riesce a fare 2+2 a capire che invece l'Europa è proprio preoccupata dal modo in cui la nuova regia pubblica, come la definisce lui, sta avendo
ruolo in nuova regia pubblica sta avendo ruolo in Italia. Beh, il fatto è fantastico, perché oggi piagnucola Travaglio, e tra le altre cose piagnucola sui 2,5 milioni che una legge del 96, i finanziamenti gli ha dato al fatto che perdeva 1,5 milioni, si prende 2,5 milioni garantiti dallo Stato, dice ma quella è una legge del 96 che garantisce i finanziamenti per gli investimenti in Italia, secondo lui sono sempre garantiti. Toc toc, Travaglio, prenditi un'azienda normale, non è che tutti quanti i finanziamenti per investimenti in Italia sono garantiti dallo Stato, sarebbe molto bello, ma non è così. Conte Dracula è il titolo del giornale, perché si occupa delle scadenze fiscali, ce ne accorgeremo lunedì, perché noi partite IVA non abbiamo nessun rinvio, il 20 luglio dovremo pagare. Tra l'altro la cosa paradossale è che se avessimo pagato 20 giorni fa, quando c'era la scadenza normale, avremmo potuto rateizzare 6 volte, ma se abbiamo usato 20 giorni di ritardo nel pagare le imposte, rateizziamo 5 volte, la specie del paradosso fiscale di questo paese. Intesa è il titolo del Sole 24 Ore, aumenta la sua offerta pubblica di acquisto e scambio sui titoli UBI. Sapete che è in corso una grande operazione finanziaria, oltre alle 1,7 azioni di Intesa, agli azionisti UBI verranno dati 57 centesimi. Insomma, una grande partita finanziaria, non si sa ancora come finirà, ma devo dire la verità che questo è un piano di Intesa che, secondo il Sole, spacca gli azionisti di UBI. Vedremo soltanto a partita finita. L'altra cosa che mi è divertita moltissimo sul Sole 24 Ore riguardo al Ponte Morandi, e pare, c'è una foto notizia in prima pagina, che il Ponte Morandi non sia stato fatto a norma. Sì, in questo paese anche il Ponte Morandi non è fatto a norma, e quindi la velocità non sarà più di 90 km all'ora, ma 80 in un verso e 70 nell'altro verso, perché c'è una curva considerata un po' pericolosa. Straordinario. Pericolosa una curva del Ponte Nuovo Morandi, forse pericolosa è quando si andava prima a 90 e siamo crollati. Questa è la burocrazia italiana, no? Si può andare a 90, ma il ponte crolla, il ponte nuovo si deve andare a 80-70. E questa è tutta l'Italia. Nel frattempo, ultima notizia, Sansa candidato, un po' sbertucciato da Mattia Feltri oggi sulla stampa, il candidato in Liguria del Movimento 5 Stelle, che non piace, ci racconta oggi Cappellini, non piace a nessuno, non piace né al PD, arrabbiato per il candidato del Movimento 5 Stelle, ma non piace neanche al Movimento 5 Stelle, che voleva candidato chissà chi, almeno a sentire Grillo e Di Maio. Direi che per oggi è tutto, io vi do appuntamento come sempre con la zuppa di domani e poi con tutti i titoli del sito nicolaporro.it. Ciao!